tredicesimo capitolo. Vero, falso, giusto e ingiusto non sono in natura. In natura, prima che ci sia lo Stato, prima che ci sia il comando politico del sovrano rappresentativo, non c'è né vero né falso, né giusto né ingiusto. Vero, falso, giusto, vero e falso ci sono soltanto quando si è inventata la parola, che è un atto di pura convenzione, e quando si adoperano le parole in modo corrispondente alla convenzione o in modo non corrispondente alla convenzione. Vero e falso hanno a che fare con il computare, non con il rispettare o il violare la verità. Computare, fare i conti, vedere se ciò che è il set di informazioni contenuto dentro la parola quadrato corrisponde al set di informazioni convenzionalmente chiamato quadrato. Questo set di informazioni è corrispondente al set di informazioni contenuto dentro quella parola convenzionale che è circolo. Se il set di informazioni è il medesimo, si può dire un quadrato è circolare. Se non lo è, si dice il falso, ma devi computare il set di informazioni. Naturalmente si può dire un quadrato è rotondo, si può dire, ma però si sta dicendo il falso o qualche cosa di ancora peggio, che è l'assurdo, e l'uomo ha il privilegio dell'assurdo. Questi non sono scherzi, perché fra l'elenco delle cose assurde che gli uomini possono dire c'è che un quadrato è rotondo, ma c'è anche che il verbo si fa carne.